Una volta si diceva, sii paziente e la fortuna ti sorriderà, ma oggi i tempi sono decisamente cambiati. A costo di rivoltare la terra, la fortuna è una cosa che va cercata, perciò muoviamoci e andiamo a caccia! Di cosa? A caccia dei misteri del mondo, è chiaro? Finalmente, lo studente trasportista che tanto aspettavamo è arrivato! E lui lo sente misterioso, ne sono sicura! Se non l'hai nemmeno visto, come fai a dire che è misterioso? Ah, mi sembra di avertelo già detto una volta, chi cambia scuola nel bel mezzo dell'anno scolastico ha altissima probabilità di essere uno studente misterioso! Sapere quando e da chi è stata fatta questa statistica? Se ci fossero tutte queste probabilità che si tratti di uno studente misterioso, a quest'ora in Giappone... Io vado a vedere! Ah, come sempre non mi sta ad ascoltare. Siamo stati eccezionali! Sul vocabolario della brigata SS non c'è la parola impossibile, non è vero, Kion? E lei vorrebbe far vedere questa roba degli spettatori? Faremo il tutto esaurito, fin dal primo giorno del Festival della Cultura. Avremmo dovuto pensare ad un biglietto d'ingresso, quasi quasi per parlarne con quelle del Cineclub. Altro che rimborso spese, potremo lasciare i fondi per il prossimo film. Meglio dormirci su. Vero, Kion? Silenzio! Scusi. Pezzo di Yoda, ma lo sai che ore sono? Dovevamo vederci alle 4, vero? Muovete e venite subito qui, vi do 30 secondi! Scusami, mi sono svegliato solo a... Che cosa? Ma sei proprio uno stupido! I guai erano appena iniziati, dato che quando Nagato comincia a leggere un libro, mette le radici e non c'è più verso di schiodarla. Perciò ho dovuto fare la tessera per prendere in prestito il libro che stava leggendo, mentre Haruhi mi tempestava di telefonate. Siede Rinaldo, multa! Inizio settimana. Mentre tutti boccheggiamo per l'afa carica di umidità che annuncia la stagione delle piogge, ecco che arriva Haruhi poco prima del suono della campanella. Fa un po' d'aria anche a me. Arrangiati da sola. Dimmi, Suzumiya, tu conosci la storia dell'uccellino azzurro della felicità? Mai sentito? E se anche fosse... No, niente, l'ho detto tanto per dire qualcosa. E allora che me lo chiedi a fare?